Allora, buongiorno, sono Silvia Rosa e sono qui in veste di ideatrice e curatrice della rubrica Confine Donna, Poesie e Storie di Migrazione. La rubrica è stata pubblicata in 23 puntate mensili sul blog Poesia del nostro tempo, del quale sono vice direttrice. Colgo l'occasione per ringraziare Bologna in Lettere per l'ospitalità, per aver voluto appunto ospitare il nostro blog e nello specifico per aver dato questo spazio a Confine Donna. Confine Donna, la buona notizia, diventerà un'antologia a breve che raccoglie appunto tutti i contributi che sono stati pubblicati sul blog e uscirà per le edizioni Vita Attiva. Che cos'è Confine Donna? Confine Donna è un contenitore, diciamo così, di storie e di poesia che presenta una serie di riflessioni sul tema dei confini, non solo però da intendersi in senso geografico, ma anche i confini linguistici e quelli, diciamo così, emozionali dell'anima. Interroghiamo in questa rubrica, abbiamo interrogato in questa rubrica diverse poete straniere, che vivono oppure hanno vissuto in Italia. Quindi questo progetto raccoglie da un lato, le loro testimonianze, i loro racconti, migratori e dall'altro una selezione di poesie, proposta sempre dalle stesse autrici, che racconta in versi un po' l'esperienza del radicarsi in un nuovo paese, quindi in bilico, tra le varie identità, e anche tra lingue differenti. Si parla appunto di lingua e di traduzione, perché queste poete, scrivono in una lingua che non è la loro lingua madre. Quindi questa riflessione, si apre anche appunto a un'analisi, del senso della traduzione, attraverso proprio le parole dirette, di chi, fa poesia in una lingua che non è la propria lingua madre. Oggi abbiamo, con noi, in collegamento ovviamente virtuale dal momento che è data l'emergenza per il Covid, nessuno può spostarsi, quindi il festival, come sapete, si è trasferito online. Abbiamo in collegamento, tre ospiti della rubrica. La prima, con cui ho il piacere di parlare, è Mariana Sciutic. Ho detto bene il cognome? Sciutice, ma va bene, va bene. Bene, appunto lascerei la parola per entrare un po' nel vivo della rubrica, partendo proprio da quella che è la sua storia migratoria. Quindi, Mariana, ti lascio la parola, e ti chiedo appunto di raccontarci un po' quali sono state le ragioni, per cui hai lasciato il tuo paese d'origine e ti sei trasferita in Italia. Intanto, benvenuta, ecco sì. Le motivazioni per cui sono venuta in Italia, diciamo, le prime, quelle motivazioni erano legate alla cultura italiana. Diciamo che ero molto curiosa di imparare la lingua, cioè ero molto curiosa di conoscere meglio la cultura italiana e ho scelto di andare a passare un periodo a Firenze. Quindi diciamo che ho passato un anno facendo la babysitter, la famosa tata di Firenze, e in contemporanea ho studiato un po' di restauro, storia d'arte, quella parte là. Quello era il primo, diciamo, incontro con l'Italia, il primo mio viaggio significativo in Italia. Secondo è avvenuto anni e anni dopo gli studi fatti a Zagabria di letteratura italiana e croata, e lì le motivazioni erano strettamente personali. Cioè, mi sono trasferita per l'amore e dal 2005 abito a Trieste. Bene, ma se ti chiedessi qual è uno dei ricordi più impressi del tuo arrivo in Italia, la prima volta che appunto sei arrivata in Italia, e Ma allora, i primi tempi anche, come hai vissuto i primissimi giorni qua in Italia? io per la verità, il primo ricordo così è il viaggio in treno. Io adoro il treno, perché il treno un po' è una rappresentazione del mondo, del paese dove sono partita con un treno che partiva a mezzanotte da Zagabria per arrivare
a Bologna e poi da Bologna a Reggio Emilia, dove il mio primo contatto italiano era il mio zio che abita a Reggio Emilia. E quindi c'è questo passaggio dal treno che partiva da Budapest e arrivava fino a Venezia Mestre, dopo si cambiava, era proprio un passaggio culturale, perché i visi delle persone, i suoni, gli odori, modalità di fare del treno fino a Venezia Mestre e dopo entrata nel treno che partiva da Venezia Mestre fino a Bologna, che erano tutti studenti, signori che andavano a lavorare, variati motivi, era proprio uno spaccato impressionante, culturale e linguistico, ovviamente, perché fino a Venezia ero con la gente che parlava o la mia bilingua o ungherese, sloveno, indifferente. Poi mi ero immersa proprio nel vivo della vita italiana dei pendolari, che dopo ho capito chi fossero, perché ovviamente non conoscevo quello, ma era proprio l'orario dei pendolari ed era interessante questo è il primo ricordo. E dopo arrivo a Firenze con mio zio, che mi ha accompagnato presso questa famiglia dove poi ho vissuto per 7 mesi, e lì è tutta un'altra storia. Poi ovviamente il secondo, diciamo, secondo così ricordo significativo è il viaggio da Reggio Emilia a Firenze, accompagnata in macchina da mio zio, e arrivo a Firenze dove siamo passati a prendere i babà per, come regalo alla famiglia dove eravamo, diciamo, avviati, dove poi ho passato altri mesi, eccetera. Ecco, questi sono, diciamo, l'impatto più grande era sicuramente, sì, sono questi i ricordi, no? Questa differenza culturale, linguistica, che poi mi ricordo che quell'anno era l'anno dell'immigrazione albanese, era 96, era l'anno dei barconi, e quindi io mi sono poi trovata in questura immersa con questi, diciamo, con le persone di svariato, diciamo, nazionalità. Devo essere sincera, anche trattati male, molto male dalla questura italiana. E diciamo che ho avuto questo piccolo shock, no? Cioè, mi aspettavo un'Italia di Dante, Michelangelo, tutto bello, rosa, fiorellini, mandolino, eccetera, e mi sono immersa un po' in una realtà che sì, ha due facce, quella bellissima della storia d'arte, della letteratura, cultura, gente fantastica, e poi ovviamente l'altra parte della medaglia, che è quella del mondo diviso, no? Tra comunitari, extracomunitari, chi aveva diritto di starci o non aveva diritto di starci. Quindi diciamo che era un'esperienza fortissima, bellissima da un lato, ma anche abbastanza forte dall'altra parte, ecco. Ecco, tu hai parlato di questa immersione superata a Venezia con la lingua, questo confronto così diretto appunto con la lingua italiana. Io ti volevo chiedere appunto il tuo rapporto con la scrittura e poi con l'italiano. Come hai fatto? Qual è stato il percorso che ti ha condotto a scrivere poi poesie in italiano? Allora, io ho fatto liceo linguistico dove ho studiato italiano, però era una conoscenza molto base, proprio scolastica. Poi quando sono arrivata a Firenze e mi sono stabilita lì, vivevo in una famiglia dove ovviamente si parlava solo e esclusivamente italiano e ho dovuto immergermi in quella realtà linguistica, quindi non avevo nessuna persona che parlasse la mia lingua o che parlasse inglese, che quella volta per me era la lingua più vicina che italiano, la conoscevo molto meglio. E questa cosa qua mi ha aiutato tantissimo, perché immersa nella realtà linguistica, dopo un paio di mesi
cioè ho cominciato a sentirla più vicina e mi ricordo il primo esperimento che ho fatto di poesia in lingua italiana, che scrivevo già quella volta, però cioè, non, così era una piccola poesiola che avevo scritto in italiano già in quell'anno là, che non aveva una valenza, però era come un prendere in consapevolezza che immergersi in un altro contesto culturale e linguistico, per non sentire continuamente questo conflitto, anche poi che diventa interiore, tra queste due culture, tua di partenza e quella dove, a quale stai partecipando, un po' naturalmente ti viene da passare all'altra lingua. Cioè, come per comunicare meglio, per esprimere meglio magari le emozioni, i concetti che vivi in quel contesto là, che è molto diverso da quello da cui sei partito.